concentratissima, la vedo concentratissima. Temi la rivalità dell'intervista precedente, ecco, giustamente. Sei timorosa? Hai visto la performance della sposa che hai in parte? No. Te la sei persa. Come ti chiami? Irene. Irene? Sì. Sì, da dove vieni? Milano. Irene da Milano, ok, giusto, lei confermi? C'è la testimone qua, c'è qualche testimone? Ah, sono tutte testimone, lei? Sì, e basta. Lei e lei. Lei e lei, ecco, quella estorsione ricatti. Le damigelle. Le damigelle, ecco, ti portano il velo? Ok, con chi ti sposi? Maurizio. Come lo chiami nell'intimità? Tato. Il Tato? Lo sapevate, ragazze? Sì? Ci fai una simulazione di quando lo chiami? Lo chiamo Amo. Ah, Tato Amo. Oh, oh. Ma qual è la tua strategia per chiamarlo, per attirarlo? C'è bisogno. Ah, non c'è bisogno? È sempre pronto all'uso? Esatto. Il Tato è sempre... Basta uno sguardo. Basta, fammi lo sguardo in camera quando chiami il Tato. Attenzione che... Con quello sguardo è arrivato un altro Tato, uno a colpo di scena incredibile, è arrivato un Tato. Non lo si sa, però l'amante sono io. Ah, un affarone? È un affare. È un'offerta promozionale? Assolutamente. Hai fatto uno sguardo di troppo. Ecco, no, guarda cos'è arrivato anche. Ecco, no, lui è ecco. Il marito. Allora, questa in realtà era la rivale che ti dicevo prima. Guarda, solo un confronto. Ecco, trovate le differenze. Puoi alzarti un attimo, per favore? Ecco, ecco un attimo. Allora, facciamo, ecco, vicini. Ecco, signori da casa, trovate le differenze tra le due spose. Ok, ecco. Facciamo un sondaggio, chi vuole la sposa A? E la, fai anche te la... Ecco, giustamente. Ecco. Girati anche te. Sculettate un attimo. Aspetta. Fai il balletto. Secondo me vince. Mi dispiace, ma devo dare la vittoria a lei. Ma dai. Scusate, ragazzi, mi metto. Ha vinto la nostra sposa, ecco, giusto. Giustamente. Il Tato ha buon gusto, ecco, giusto. Ripetimi il nome. Irene. Ok, quindi il Tato come ha fatto a chiederti di sposarti? Mi ha portato in uno chalet in montagna. Uno chalet in montagna, ecco. E dopo cosa ha fatto? Si è inginocchiato. E mi ha chiesto di sposarmi. Ha tirato fuori il gingillino? Esatto. Solo il gingillino? Tutte e due, diciamo. Tutte e due i gingillini ha tirato fuori. Incredibile, una cosa simultanea? In simultanea è andato? No, in simultanea no. Ah, un po' per volta. Però prima il gingillino? Prima il gingillino. E poi? Il gingillone. Il gingillone, colpo di scena. Ecco, abbiamo scoperto il vero motivo per cui Irene si sposa per il... Dillo ad alta voce, per il... Gingillone. Gingillone, un applauso, ragazze, vai.